Nel 2023, nei centri di ascolto e servizi informatizzati della rete Caritas, le persone incontrate, supportate e che chiedono aiuto sono state 269.689. Dal 2015 ad oggi il numero di persone sostenute è cresciuto del 41,6%. I territori che registrano un aumento più cospicuo risultano quelli del sud e delle isole e del nord Italia. Il peggioramento della condizione di vulnerabilità delle regioni del nord segnalato dall'Istat è confermato dai centri di ascolto con un aumento delle storie di cronicità. L'allarme è stato lanciato dal rapporto Povertà e Esclusione della Caritas, Fili d'erba nelle crepe, Risposta di speranza, che descrive i fenomeni, anche vecchi, di disagio sociale del panorama italiano e che stanno pericolosamente assumendo caratteristiche strutturali. L'indice del rapporto povertà si sviluppa su 5 capitoli. Il primo è sulla povertà in Italia, tra bassa crescita, tensioni geopolitiche e inverno demografico, quindi ci si concentra sui dati pubblici, ma anche con una finestra sui dati offerti dal territorio, dalla Caritas, con i dati dei centri di ascolto. Il secondo capitolo si occupa invece della detenzione, delle misure alternative al carcere, con alcuni dati, riflessioni, proposte e storie. All'interno di questo capitolo sono riportati gli esiti di uno studio che abbiamo condotto sul territorio. Anche questo è un elemento ricorrente di Caritas Italiana, quello di inserire all'interno del rapporto povertà un momento di studio empirico, di raccolta dati, che non siano soltanto studi quindi fatti attraverso una raccolta dati di statistiche online, ma siano il frutto di un lavoro sul territorio, e riprendiamo se possibile sempre gli esiti dei report prodotti in sede diocesana e regionale, anche quello è un elemento importante. Il terzo capitolo del rapporto è sul problema abitativo in Italia, dal fenomeno anche in questo caso alle risposte della comunità, cercando di dare pochi dati introduttivi ma soffermandosi soprattutto sulle risposte innovative che ci sono, perché qui non si tratta solamente di interventi sulla dimensione della grave marginalità abitativa. Ormai le Caritas e le chiese locali sono impegnate anche sul fronte del problema abitativo delle famiglie. Un quarto capitolo è sull'impatto sociale degli interventi caritativi, l'esperienza dei progetti 8x1000 Caritas a cura dell'Università Sant'Anna di Pisa, un primo tentativo di capire se è possibile dare una valutazione, una verifica di quanto i nostri progetti accompagnati con l'8x1000 sono in grado di incidere sulla vita delle persone, sulla qualità della vita dei territori, attraverso un primo approccio a questo tipo di valutazione che riteniamo necessario anche per magari correggere la rotta, cambiare destinatario, cambiare tipo di approccio al sistema di interventi. L'ultimo capitolo è quello sulle nuove misure di contrasto alla povertà. Rispetto al primo rapporto sulla povertà uscito negli anni 90, abbiamo sicuramente delle misure di contrasto che allora non c'erano, e quindi è il caso tuttavia però di soffermarsi un momento per capire come stanno andando. Ci sono nuove misure che si avvicinano, negli ultimi anni abbiamo avuto 4-5 misure di contrasto alla povertà, tutte diverse, ogni volta con sigle diverse, acronimi diversi, mettendo in difficoltà i territori, i servizi e le stesse persone in difficoltà. Complessivamente si contano 5.694.000 poveri assoluti, per un totale di oltre 2.217.000 famiglie. Il dato, in leggero aumento rispetto al 2022, su base familiare stabile sul piano individuale, è il più alto della serie storica. La povertà da un decennio non accenna a diminuire, commentano i ricercatori dell'organismo pastorale della CEI, passando dal 6,9% al 9,7% sul piano individuale e dal 6,2% all'8,4% su quello familiare. Le famiglie si sono impoverite soprattutto al nord, dove vive la maggioranza dei nuclei stranieri, che sono mediamente più poveri. Al nord, dal 2014 al 2023, il numero delle famiglie povere è praticamente raddoppiato, passando da 506.000 nuclei a quasi 1 milione, più del 97,2%. Oggi in Italia il numero delle famiglie povere delle regioni del nord supera quello di sud e isole complessivamente. L'incidenza percentuale continua ad essere più pronunciata nel mezzogiorno, anche se la distanza appare molto assottigliata. E in Italia, come ripete da anni la Caritas, più che nel resto dell'Europa, le difficoltà economiche sembrano destinate a perpetuarsi di generazione in generazione. Se un quinto degli adulti europei tra i 25 e i 59 anni cresciuti in famiglie svantaggiate tendono a trovarsi in condizioni finanziarie precarie, in Italia il dato sale al 34%.